Bentrovati alla puntata numero 26 di Parola di Vita. Siamo ritornati ancora una volta nella zona pastorale del Fortore, dove eravamo stati a inizio della nostra edizione appunto di Parola di Vita, e precisamente siamo a San Marco dei Cavoti, davanti alla chiesa Maria Santissima del Carmine, e con noi c'è qui Don Luigi Ulano che ci accoglie. Ecco, Don Luigi, raccontaci un po' la storia di questa chiesa che è molto antica, vero? Sì, innanzitutto benvenuti e grazie di questa disponibilità. E parliamo di questa chiesa che è quella più antica sul nostro territorio, ed è la chiesa della... prima era chiamata la chiesa della Santissima Annunziata, di epoca di metà del 1500, con l'annesso convento anche dei Domenicani. Poi è diventata la chiesa della Maria Santissima del Carmine, perché si è sviluppato proprio la devozione nei confronti della Madonna del Carmine. Quindi una chiesa che vede un po' il centro della vita proprio dei fedeli, perché la chiesa parrocchiale è quella che è sopra ed è intitolata a San Marco Evangelista, però questa è la chiesa diciamo che è presente nel cuore di ogni sammarchese, perché proprio per questa devozione, questa vicinanza alla Madonna del Carmine. E qui c'è un campanile, questa chiesa ha un campanile molto alto, 27 metri, pensate, e c'è una campana, tra le tre campane presenti, molto particolare. Perché, vogliamo dirlo? Viene chiamata la campana della Scampacqua, Maddalena della Scampacqua, perché veniva suonata in antichità per allontanare il cattivo tempo, il maltempo, e quindi proprio per evitare la pioggia, le tempeste, e quindi veniva fatta suonare solo in determinate condizioni atmosferiche. E adesso allora non ci resta che andare all'interno a vedere com'è fatta. Eccoci all'interno di questa bellissima chiesa, che si presenta appunto con una navata unica, e quello che primeggia qui è lo stupore. Infatti questo è uno stile baroccheggiante, vero? Sì, è uno stile barocco con dei dipinti della scuola napoletana, e qui è il cuore pulsante del paese, perché c'è questa bellissima immagine, una statua lignea della Madonna del Carmine, e dove il paese si ritrova sia il 16 luglio, in occasione proprio della festa liturgica della Madonna del Carmine, sia la seconda domenica di agosto, perché la festa in onore della Madonna del Carmine viene festeggiata qui in paese la seconda domenica di agosto, dove le persone preparano dei carri artistici con il grano, proprio con i semi di grano, e poi c'è questa processione con i carri, la benedizione dei carri, e quindi la Madonna viene rivestita dell'oro, completamente d'oro, e viene portata su nella piazza principale. Lì c'è l'incontro con i carristi, la benedizione, la processione, e poi resta per una giornata, proprio in occasione straordinaria della festa, nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista. E poi la sera, dopo la messa, c'è la seconda processione in notturna, che per la strada più breve viene portata qui di nuovo nella sua casa, diciamo, perché questa viene considerata la casa della Madonna. Qui si ritrovano molto spesso i fedeli per invocare la Madonna, per chiedere grazie, per ringraziare il Signore per le grazie ricevute, e qui si vivono alcune celebrazioni particolari proprio anche dell'anno liturgico. Per esempio il Te Deum per tradizione viene celebrato e vissuto proprio in questa chiesa,
E qui viene vissuta anche la festa della Candelora, perché c'è la preparazione poi alla festa di San Biagio, e qui viene fatta anche la festa in onore di Santa Lucia con l'unzione proprio degli occhi, e sono i momenti liturgici dove questa chiesa prende vita, oltre appunto a tutti quei giorni che sono dedicati proprio alla Madonna del Carmine, quindi tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto. E poi il sabato mattina viene celebrata qui la messa proprio in onore della Madonna durante l'anno, quindi diciamo che è una chiesa molto partecipata, molto vissuta proprio per questa forte devozione che c'è. E lo stato conservativo è ottimo, e dicevamo prima ci sono degli affreschi parietali proprio al lato destro e sinistro dell'altare e della scuola napoletana. Che cosa rappresentano? Beh, rappresentano un po' ciò che ha vissuto Elia sul monte, dove ha visto questa nuvoletta che saliva e che praticamente ristabiliva l'alleanza, e quindi il periodo di siccità che finiva con proprio il dono della pioggia. Don Luigi, tu da quanto tempo sei qui nella comunità di San Marco dei Cavoti e quali sono state le tue prime azioni quando sei arrivato? Beh, sono 6 anni che sono in questa comunità parrocchiale, e il primo novembre veramente faranno giusto 6 anni, perché venne l'urgenza e quindi Monsignor Mugione, che stava facendo la visita pastorale a San Giorgio la Molara, dove io ero parroco, chiese a me e all'altro Don Luigi Colucci venire di aiutare anche questa comunità parrocchiale, e poi nominò me come parroco di San Marco Evangelista, visto che erano già 12 anni che ero parroco di San Giorgio. E beh, l'impatto con la comunità, diciamo che c'è stata subito una buona accoglienza, una giusta accoglienza, giusto il tempo di conoscerci bene tutti, e poi sono iniziate le attività. E diciamo che c'è stato il primo incontro è stato proprio con i catechisti, dove abbiamo impostato un po' l'anno catechistico, abbiamo rinnovato un po' alcune cose, e con il gruppo dei catechisti siamo andati e portiamo avanti un po' la pastorale anche della parrocchia. Subito dopo i catechisti si è formato in modo spontaneo, veramente hanno fatto una sorpresa, perché io andai in Australia, al mio ritorno trovai un gruppo di persone che volontariamente si erano messe insieme per formare il coro parrocchiale. Quindi al rientro dall'Australia, alla messa domenicale, mi trovai questo coro parrocchiale, e da lì è iniziato anche un bel cammino. Il coro e i responsabili del coro sono Lucia Costanzo e Achille Costanzo, che tengono su il coro, fanno le prove, insieme scegliamo i canti, facciamo anche canti un po' particolari. Per esempio, in questo periodo, che in questi anni è stato presente anche Don Achille, che è un prete ugandese, e quindi hanno imparato anche dei canti ugandesi. In alcune occasioni vengono fatti proprio anche questi canti, e quindi c'è stata questa apertura con il coro, che insomma raccoglie anche molte persone con molto sacrificio, portano avanti anche per le prove. Molte di loro sono insegnanti, quindi tra la scuola, gli impegni, la famiglia, riescono ad assicurare il canto, e ormai è parte integrante proprio della comunità, tant'è vero che quando non ci sono subito la gente ne percepisce la mancanza e ne sente la mancanza. E poi c'è stata qui è presente la confraternita, che è legata proprio a questa chiesa, la confraternita di Maria Santissima del Carmine. Proprio quest'anno ci sono state le elezioni ed è stato eletto come
priore, è stato confermato come priore il dottore Gian Donato Zurlo, che è anche, diciamo, il custode un po' con la sua famiglia un po' delle tradizioni che ci sono proprio legate, che sono proprio legate alla Madonna del Carmine. Insieme ai consiglieri, insieme alla segretaria, insomma, fanno una bella, cioè una buona collaborazione, una bella collaborazione. E poi ci sono presenti le suore della Santissima Addolorata, che portano avanti il discorso dell'asilo e danno una grande mano proprio nella pastorale, anche nel catechismo, anche nel tenere in ordine la chiesa, tutto ciò che riguarda pure tutti i paramenti. E poi c'è il gruppo dei giovani e dell'oratorio, che, diciamo, si sono costituiti in modo forte proprio quest'anno, perché quest'anno abbiamo vissuto la missione popolare con la congregazione del Preziosissimo Sangue, quindi ha creato un movimento anche in paese e ha aggregato un po' di più i giovani, portando un po' di entusiasmo, e quindi con loro sono nate anche delle iniziative che stiamo cercando di portare avanti. Proprio quella dell'aperitivo biblico viene fuori proprio da questa esperienza forte dei ragazzi, e quindi anche di una forma di evangelizzare un po' il paese, per portare un po' qualche novità, ma anche per accostare e far accostare le persone alla parola di Dio. Ecco, quali sono i tuoi prossimi obiettivi, su cosa ti vuoi concentrare nel futuro? Beh, ci sono tutti questi gruppi e adesso dobbiamo camminare insieme la comunione. Adesso è stato il tempo di ognuno si è identificato, ognuno ha trovato il suo ruolo, adesso bisogna camminare insieme proprio per il bene della comunità. E quindi il prossimo obiettivo è proprio questo, di far capire che la comunità è una famiglia, e nella famiglia si cammina insieme, si condividono le esperienze, si condividono le gioie, si condividono anche a volte i dolori e a volte anche le decisioni che capofamiglia prende, che possono non piacere, ma che vanno portate avanti per il bene stesso della comunità, anche quando queste chiedono sacrificio. La stessa cosa viene chiesta anche a noi, e quindi diciamo che bisogna camminare molto per questa comunione di intenti e soprattutto anche tra le persone. Bene, noi ti ringraziamo per averci accolti. Io e Don Luigi vi invitiamo a venire a visitare questo bellissimo paese, che è ricco non solo di luoghi religiosi ma di tante altre bellezze. E adesso ti lasciamo al commento al Vangelo di questa domenica 8 marzo, tra l'altro giornata in cui si celebra anche la donna, vero Don Luigi? Quindi ecco, una giornata particolare. Buon ascolto a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccateli, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».
Viviamo la seconda domenica di Quaresima, una domenica particolare che coincide anche quest'anno con la festa importante delle donne e Gesù viene a parlare a ciascuno di noi, viene a parlare al nostro cuore e oggi la Chiesa ci fa meditare su un evento storico proprio della vita di Gesù che è la sua trasfigurazione. La prima lettura ci ricorda appunto la chiamata di Abramo, l'uscita di Abramo, e una chiamata importante di Abramo alla santità. E nella seconda lettura San Paolo ci ricorda una verità fondamentale, dicendo: figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto di grazia. Queste parole sono delle parole su cui noi cristiani dobbiamo molto riflettere. Molte volte pensiamo che la fede dipende sempre dalle nostre opere. Le opere dimostrano la fede che abbiamo, ma noi siamo stati chiamati non in base alle nostre opere, ma per quella chiamata, e la prima chiamata che ha ricevuto ciascuno di noi è proprio quella della santità, della grazia. Una grazia che Gesù manifesta in questo evento particolare della sua vita, quando si trasfigura e si manifesta al mondo nella sua essenza, nell'essenza proprio di Dio, e facendo fare questa esperienza a tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che saranno anche poi gli apostoli che accompagneranno Gesù in modo particolare nell'orto degli ulivi, quando appunto Gesù si prende distanza dal gruppo e porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e saranno anche presenti in un altro avvenimento della vita stessa del Signore. Diciamo che sono i testimoni poi della risurrezione di Cristo. E questa esperienza del Tabor, un'esperienza forte, un'esperienza che porterà Pietro a dire: ecco Signore, è bello stare qui per noi, facciamo tre tende. Un'esperienza che noi cristiani siamo chiamati a fare, a vivere, ogni volta nei sacramenti, ma in modo particolare proprio nella celebrazione della Santa Messa. La celebrazione della Santa Messa per noi è l'esperienza proprio del Tabor. Signore, è bello per noi stare qui, è bello ascoltare la Tua parola che illumina la nostra vita, che è una parola che dona fiducia, una parola che dona speranza, una parola che ci dà la forza poi di mettere in pratica ciò che Tu ci chiedi nel fare la Tua volontà. E a volte questa volontà è difficile da capire e da comprendere, è difficile da mettere in pratica, ma sulla Tua parola, come dice Pietro, un'esperienza che porterà Pietro a dire: Signore, è bello per noi stare qui, ed è l'esperienza che Gesù vuole che facciamo anche noi, proprio in modo particolare nella celebrazione dei sacramenti, ma nella celebrazione dell'Eucaristia, dove ascoltiamo la parola di Dio, questa parola illumina il nostro cuore e la nostra vita, ed è una parola che ci sostiene nel cammino. Anche noi dobbiamo ripetere, come Pietro: Signore, è bello fare esperienza di Te, della Tua grazia, è bello essere sostenuti dalla Tua presenza, dalla Tua presenza nella parola e nell'Eucaristia. Noi ci troviamo qui in questa chiesa del Carmine e visto che ho detto che oggi è anche la festa delle donne, voglio affidare proprio tutte le donne alla Vergine Maria, perché ecco, possono essere le testimoni di ciò che si vive nell'avere fede e nel trasmettere questa fede. E un saluto particolare anche a tutti gli ammalati che sono a casa, e perché possono vivere questo momento di sofferenza proprio in unione a Cristo che è morto ed è risorto per noi.